Buongiorno! Ragazzi, buongiorno e benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Allora, oggi andremo a vedere lo stadio di Oita. Poi andremo a Yanagawa, Ken, nella prefettura di Yamagawa. E infine andremo persino a Fukuoka. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura giapponese. Allora, in questo nuovo video vi porterò a vedere una delle prefetture che più mi piace in Giappone, che è la prefettura di Oita, che è molto sconosciuta agli stranieri, però secondo me dovrebbe essere scoperta perché veramente merita. Vi porto a vedere lo stadio, poi andremo a mangiare in un ristorante veramente splendido e vi farò vedere anche Fukuoka. Faremo anche un bel giretto a bordo di questa specie di gondola giapponese. Bene, siamo arrivati adesso a Hyoshi Jinja, quindi davvero io vi consiglio di non perdervi questo video. Se volete altri video di viaggi, che faccio veramente fatica a far arrivare questi video alle persone perché non so per quale motivo, ma questa tipologia di video di viaggi sul mio canale non è particolarmente vista, però mi auguro che possiate divertirvi a vedere questo video. Buonanotte! Potete imparare di più ad apprezzare magari quel Giappone che è meno conosciuto ma che merita di essere scoperto. Quindi vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace e un commento se volete altri video così, e se volete vedere l'intera serie di video che ho fatto in queste province magari un po' meno quotate rispetto a posti come Tokyo, Kyoto, vi lascio la lista di tutti i video, sono ben 7 che ho fatto qui, e mi raccomando andatevela a vedere tutti e 7 perché per me sono dei video importanti che mi hanno fatto scoprire un Giappone davvero magnifico e diverso da quello che magari è più conosciuto agli stranieri. Buona visione e ditemi che cosa ne pensate, come sempre, di questi posti. Grazie sempre per vedere i miei video. Ecco qui che cosa c'è per colazione in questo hotel favoloso. Ci sono anche le fragole, qua per fare il budino con i mirtilli, e poi qui c'è anche lo yogurt. Ragazzi, ed ecco la colazione di oggi: un po' di verdure, del pesce, poi qui abbiamo una croissant al cioccolato, mi sembra, un juice con lime, un caffè e poi questo yogurt. Buon appetito. Comunque ragazzi, se venite a Beppo vi consiglio questo hotel assolutamente. Questo hotel è famosissimo per le sue terme, si chiama Hotel Shiragiku. In questo stadio ci stanno ben 40.000 persone. È stato costruito nel 2002 quando ci sono stati le partite di FIFA per il calcio, che vedete adesso il tetto è aperto, però quando ci sarà proprio la partita di rugby lo chiuderanno. Questo lo usano anche per stadio per fare musica. Ci sono stati gli Exile e i Nation e anche Mr. Children. Questi posti in rosa sono quelli più costosi, sono i VIP Seki, sono le sedie per i VIP e ce ne sono 500. Questi sono i posti migliori. E ragazzi, se volete vedere la partita da qui è comodo, però molti si sono lamentati che questo vetro era un pochino jama, ovvero un po' in mezzo alle balle, quindi lo toglieranno in vista delle finali. Questo è lo stadio più grande del sud del Giappone, lo stadio di Oita. Oggi sto indossando questa giacchetta di Godzilla. Mi piace? In Giappone c'è uno sport che sembra un po' il calcio, però dove si indossa il kimono e si gioca proprio così. Guardate qui che marì, dove si indossano i kimono e si fa questo sport con la palla. Troppo divertente. Ichi, ni, san, shi, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Mettete un bel mi piace. E adesso saremo in bus per andare in un'altra prefettura. Pronti? Ci hanno regalato un asciugamano a francobollo, una pallina da rugby. Bye! Here we go! Adesso andiamo a mangiare nel ristorante Ohana, che è famosissimo per la sua unagi, e c'ha davanti un bellissimo giardino chiamato Shotoen. Oh mio Dio, guardate che meraviglia! Vi rendete conto che possiamo mangiare proprio qui? Abbiamo il tavolo proprio accanto a questo giardino in pieno stile Edo. Guardate che meraviglia! E per pranzo ci mangiamo quest'unagi che sembra strepitosa. Itadakimasu! Buon appetito ragazzi! Guardate che meraviglia, assaggiamola. È buonissima. Guardate che meraviglia ragazzi, è uno spettacolo.
È veramente bellissimo questo ristorante. Questo è il parco che c'è davanti al ristorante, ma è favoloso. Ragazzi, guardate, allora, praticamente qua c'è scritto in giapponese che qua non si può stare con le scarpe, mentre in inglese che dovete togliere le scarpe qui. In realtà le scarpe le dovete togliere laggiù. Qui non potete proprio salirci con le scarpe. Vabbè, così lo sapete. E adesso andiamo a farci un bel giro in barca. Bene ragazzi, stiamo facendo un giro in barca. Siamo nella prefettura di Fukuoka, più precisamente siamo a Yanagawa City e stiamo facendo questo bellissimo giro in barca. Ame ame ure ure go san go chan no mere o muko e ureshi na bitti bitti nyappe nyappe ran lo alla alla no ko azubu nure do. Bici, 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 bici. Bene, siamo arrivati adesso a Hiyoshi Jinja, che è questo santuario dell'amore, un pochino diciamo, che magari se volete un moroso, un'amorosa, o piuttosto che se magari con la vostra moglie non va bene, il vostro marito, col vostro compagno non vi trovate bene, potete venire qua a pregare che vi porti un po' di fortuna, ma andiamolo a scoprire assieme. Bene, e adesso andiamo a vedere lo Hiyoshi Jinja, che è questo santuario bellissimo. Praticamente tutti i santuari fanno questi goshuin e vabbè, tanta gente fa la collezione, dovrebbero portare fortuna. Ragazzi, siamo arrivati nell'hotel a Fukuoka, andiamo subito a vedere la stanza. Ho la 601. Oh, carino! Questa è la mia stanza, guardate che carina. Qui c'ho anche il pigiama per la notte. Buonanotte! Una bottiglia d'acqua. Eccomi qui, che faccia che c'ho dopo tutto questo viaggio. Dopo aver fatto vari giorni negli ryokan, che sono gli hotel giapponesi, oggi mi trovo in un, sembra un boutique hotel un po' stile europeo. Qui c'è dove mettere la roba. Poi qui c'è sempre il bollitore, che nelle stanze giapponesi non può mancare. Il frigo bar, vediamo se c'è qualcosetta. Vuoto. Devo dire che in Giappone i frigo bar servono per mettere il cibo, non per prendere le noccioline di 5 euro, quindi alla fine sono funzionali. Bagno di qui. Gion 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 gion. Carino, molto carino. Ecco qua con la vasca, così ci possiamo rilassare. Devo dire che tanti stranieri non piacciono queste vasche giapponesi perché dicono che sono corte, però io preferisco le vasche un pochino più strette e più fonde. Vabbè, non mi sdraio, però sto seduto e sto comodo, perché così innanzitutto l'acqua si tiene più calda se la vasca è più piccola e profonda, mentre quando è lunga ovviamente in proporzione sarà anche meno profonda e quindi si mantiene meno caldo. E poi in Giappone una cosa che adoro degli hotel è che ti danno sempre lo spazzolino da denti, che non può mancare, una spazzola, questo per farsi la barba. Oddio, ecco che ho azionato il water, avvicinandoci praticamente parte l'acqua. Vabbè ragazzi, adesso mi faccio una breve doccia e poi me ne vado a cena. E siamo arrivati anche al ristorante di oggi, la prima cena a Fukuoka. Entriamo. Guardate che meraviglia. Ci troviamo in questo ristorante che si chiama Hanamidori. Kanpai! 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 E vi insegno una piccola cosa: quando fate kanpai, dovete sempre cercare di fare kanpai col bicchiere più basso se chi vi sta attorno è un vostro boss, volete dare una buona impressione. Itadakimasu! Guardate che meraviglia questo pollo. Questi sono dei funghi e poi c'è anche un po' di cartilagine. E qui abbiamo un po' di mentaiko, le uova di salmone. Guardate quanto ce n'è, sembra buonissimo. Questo è fatto con edamame. Queste sono fatte con le alghe. Ragazzi, adesso la cameriera ci sta per fare la nave. Mette il sale e adesso mette anche la neghi. Questa è la zuppa koragen. Arigato gozaimasu. Guardate che meraviglia. Questi si chiamano minci, oppure le potete anche chiamare tsukune o nikudango. Li chiamano in molti modi, ma sono queste specie di polpette di pollo. Ma quanto è bello che ci serve in kimono la cameriera. Sono arrivate anche le verdure.
E adesso nella zuppa, in quello che è rimasto, ci cucinano il riso e ci fanno il risotto. Questo tipo di risotto si chiama zosui. Adesso si aggiunge un po' d'uovo e si continua a cucinare. E per finire un budino. Buonissimo. Bene ragazzi, ci troviamo nel santuario dove si prega per fare bambini. Infatti c'è un uovo qui. Bene ragazzi, finisce così la giornata di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e ditemi che cosa vi ha colpito di più di questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccione grande da Seba e salutoni da Fukuoka, dal tempio delle donne incinta. Ciao! In questo video vi farò vedere questo... Ma santa dei attrione, eh? Non è sta ultima di attrione. Andiamo. Nuovo video di... Alle, zitto, sì. Giocalino.